è un mostro, oltre ad essere l'uomo che ha inventato la pubblicità del cinghiale sullo stomaco. Sì, è lui. Ragazzi, una persona del genere si merita un mausoleo. Quando, un mausoleo solo per questo. Abbiamo saputo questo, chiaramente, cosa fai? Che ha riportato la pubblicità italiana ai suoi vecchi fasti. Quando abbiamo saputo che era l'uomo dietro la storia del cinghiale sul letto, ho capito che... Come rifiutare? E poi la parte numero due, quando c'è il tipo che è nel traffico col cinghiale sullo stomaco. No, vabbè, c'è ancora meglio. Fantastico. Facciamo che decido io quale si fa. Vabbè. Oh, vai. Cioè, dal 4 dovrei riconoscere. Sì, sì. Vai. Ah. Forse. Potremmo anche cambiare nome. Hans Waldkaffee! Vieni con me, ragazzo eroe di Cantù, in sala giochi hai imparato che a capire cosa è giusto non c'è gusto. Ma non c'è tempo per capire perché, vieni con me, vieni con me, ragazzo eroe della pace. Bevuto più di tutti al bar, non ti senti male, balli meglio. Ma non c'è tempo per ballare perché, vieni con me, vieni con me, ragazzo eroe casertano, che a portare un gran rispetto ha imparato che mancarlo ti conviene. Ma non c'è tempo per capire perché, vieni con me, vieni con me, ti porto in un posto che tu intanto picchia, beve, spava, sbaglia tutto mantenendo un certo stile. Il bel paese ha bisogno di te, vieni con me, vieni con me, ragazzo eroe ligure, ti han preso in giro con questo viandretto, sai che dall'etame nasce niente. Ma non c'è tempo per andare in via presto, vieni con me, vieni con me, ragazzo eroe livornese, ti ci vedi a fare il portuale, ma puoi mettere starsene al mare. Ma non c'è tempo per nuotare perché, vieni con me, vieni con me, ti porto in un posto che tu intanto picchia, bevi e sbava, raglia contro il muro, giocati il futuro prima ancora che cominci. Il bel paese ha bisogno di